Emma Procaccini, conflitto Russia-Ucraina alle porte, quali ripercussioni possibili dal punto di vista energetico, però, ma per l'Italia in particolare? Beh, intanto adesso sappiamo, abbiamo la conferma che la transizione energetica non è un gioco, ci sono situazioni geopolitiche di cui bisogna tener conto, tecnologie di cui bisogna tener conto e quindi va affrontata la transizione energetica in maniera realistica. In quest'ottica io credo che alla luce del fatto che l'Italia potrebbe pagare un duro prezzo di fronte al conflitto, credo che intanto si debba procedere all'estrazione di gas dai nostri giacimenti, rimuovendo quei paletti che purtroppo alcune realtà politiche ben definite in Italia hanno messo, paletti ideologici che di fatto rendono impossibile aumentare l'estrazione di gas dai nostri giacimenti in modo considerevole. E poi naturalmente bisogna fare molte altre cose. Per brevità mi limito a dire che vanno fatte senza ideologia e senza cambiare idea ad ogni governo. Almeno la transizione energetica deve essere qualcosa, deve essere una zona franca dalle appartenenze di partito e dall'avvicendarsi dei governi.